viviamo nell'immaginario della crescita, ma si deve dire che la crescita è morta, è finita negli anni 70. Non lo sappiamo perché è come le stelle spinte che mandano ancora la loro luce, sono a milioni di anni di lume da noi. Una nuova concezione del benessere e delle relazioni fondata su una discontinuità radicale rispetto alle logiche che fino ad oggi hanno dominato il pensiero economico. Serge Latouche, economista e filosofo francese, rappresenta il principale punto di riferimento per l'idea di decrescita, incentrata sulla sobrietà come valore sociale e sul senso del limite. Domattina 17 gennaio Latouche sarà all'Università Federico II, ma intanto quest'oggi ha presentato a Palazzo San Giacomo il programma degli incontri che terrà in tutta la Campania, presenti il sindaco di Napoli, Don Tonino Palmese, Salvatore Esposito e i sindaci di Prato La Serra, Pollica e Mercogliano. Chi l'avrebbe detto che bisognava ritornare all'uomo? E lo dico con un pizzico di ironia, ma anche con quella saggezza che verrà e che viene già da questa sera dal professor Latouche. Abbiamo bisogno di far diventare economia il cuore delle persone e non l'economia che diventi cuore. A me incuriosiscono due cose, la centralità dell'uomo e la sacralità del lavoro. Quando queste cose si incrociano, lo diceva la Bibbia e lo dice la Costituzione, quando questi elementi si incontrano, è l'inizio della felicità. Latouche esorta a decolonizzare l'immaginario dai modelli culturali e economici dominanti che hanno portato anche all'elaborazione di concetti come quello di sviluppo sostenibile, apparentemente adeguati, ma che in realtà si fondano sullo stesso modello di sviluppo invece di farne immaginare uno nuovo. E non si tratta naturalmente di inseguire un impoverimento programmato. Latouche rilancia l'opzione concreta di una felicità sociale misurata sul perseguimento del bene comune, sul rispetto della natura, sulla qualità delle relazioni umane, sull'adozione di forme di convivenza ispirate alla ragionevolezza piuttosto che alla razionalità. Naturalmente il PIL statisticamente ha continuato a crescere, ma il benessere no. La decrescita, si deve scoprire la necessità della decrescita con delle esperienze personali, delle esperienze di vita. Il progetto della società della crescita, detto di una crescita infinita, è basata sulla trasformazione di tutti i beni in merci. Allora, per trasformare, e soprattutto il primo passo che è stato tragico, è la trasformazione in merci di tre beni che non sono per natura merci, la terra, perché la terra non è una merce come gli altri, non è prodotta. La terra, il lavoro non è una merce. Solo gli economisti vedono il lavoro come una merce. E poi la moneta, perché la moneta è un bene comune, ma per questo se la moneta è un bene comune non deve essere privatizzata dalle banche. Dobbiamo riappropriarci di questo bene comune come di tutti gli altri beni comuni e le risorse naturali